per voi mi conoscete come il Fratello Massone. Nel linguaggio comune un nome serve a designare qualcuno o qualcosa, non ha quel significato occulto che di solito attribuire ai cabalisti. L'appellativo con cui voi mi conoscete non è né un nome né sostanza quello che io fui. Allorché professai le verità alle quali ero stato iniziato, la massoneria non era ancora nata ufficialmente. Era un'associazione libera e segreta nel vero senso. Ogni fratello lavorava alla costruzione del tempio, tutto dando, senza nulla ricevere, o meglio, ricevendo offese, dileggio, persecuzione e non di rado la morte. Questo fu il mio destino. Ricevetti in gola una buona dose di piombo fuso per avere professato delle idee che allora erano considerate delle eresie. Poco dopo il 1700, la massoneria nacque ufficialmente e seguì la sorte di tutte le organizzazioni. Lentamente nel tempo si spense il primitivo ardore. I distinguo divennero fazioni e poi riti diversi. La notte fra le logge, ripete la degradazione dei padri cadossi. L'ambizione al comando e al potere avvelena ogni istituzione ed ogni organizzazione come i vostri occhi fin troppo possono vedere. Che cosa accadrebbe di un corpo se tutti le sue membra lottassero fra se stesse? Il caos, la morte, cioè l'abbandono dello spirito. Oh fratelli massoni, che cosa è oggi la massoneria? Un'associazione che non trae più la sua forza dalle sole idee che professa, ma la trae dalla disponibilità e dalla potenza dei suoi membri, molti dei quali sono massoni solo quando si tratta di ricevere e non lo sono più quando si tratta di dare e di fare. O fratelli massoni, voi giuraste di mantenere dei segreti che non sono più tali. Gelosamente custodite le verità che vi rivelarono i maestri. Come in un archivio in cui più nulla possa essere collocato, e dimenticate che la conoscenza del vero non può avere fine. In fatto di dottrina, voi confrontate e misurate i nuovi messaggi con il metro di ciò che sapete e li accettate solo se corrispondono a ciò che conoscete. Così
rifiutate le nuove verità e determinate la cristallizzazione della dottrina. La raffigurazione della realtà che avete è ancora quella adatta ad altri tempi e ad altre menti. Che cosa sapete di più del grande architetto di quello che vi dissero i maestri? Che cosa conoscete della realtà che sta al di là dell'apparenza? O fratelli massoni, non fate della massoneria un corpo senza spirito, ma fate che sia il corpo e lo spirito di Iran veramente risolto. Pace a voi.